La nuova puntata di Uomini e Donne ha inizio con l'esterna che Luigi Mastroianni ha fatto con Irene Capuano. Il tronista tiene prima a fare dei chiarimenti sulla corteggiatrice, che rimane tra le sue preferite. Di lei ho visto solo il lato giocherellone, non ho ancora visto la Irene più profonda. Si parla allora di età e Luigi tiene ancora a precisare che, per me è una cosa nuova approcciare con una ragazza molto più piccola, io spesso ho trovato delle difficoltà nell'approccio con persone più piccole. E aggiunge, mi sono sempre trovato meglio con persone della mia età o più grandi proprio per come sono fatto io. È a questo punto che Maria De Filippi manda in onda l'esterna dei due ragazzi, Luigi si diverte, gioca e scherza con Irene e non mancano momenti affettuosi tra i due. Tornati in studio, Gianni Sperti trova che com'è con Irene, Luigi non è con nessuna. Irene Capuano ancora protagonista. Irene Capuano sarà una delle protagoniste della puntata di oggi di Uomini e Donne, dedicata al trono classico. In essa si vedrà il tronista Luigi Mastroianni uscire sia con lei che con Elisabetta Guido. In entrambi i casi si tratterà di un incontro piacevole anche se con delle caratteristiche diverse. Elisabetta colpirà il tronista soprattutto per la sua fisicità, al punto che lui tenterà di abbracciarla anche se lei si tirerà indietro, evitando il contatto fisico, decisione che da molti verrà accolta positivamente in studio. Con Irene, invece, ci saranno dei piacevoli momenti sul divano, giocando con la PlayStation. Lei regalerà al tronista il nuovo disco di Alessandra Amoroso che ascolteranno insieme. Come riportano le anticipazioni del vicolo delle News, lui apparirà davvero molto coinvolto e tra la coppia ci saranno scambi di effusioni, soprattutto quando Lorenzo si avvicinerà dando l'impressione di voler baciare la sua corteggiatrice. È scontro tra Irene ed Elisabetta. L'apostrofo esterna di Irene Capuano e Luigi Mastroianni confermerà l'interesse del tronista di Uomini e Donne per la giovane romana. In studio, però, ci saranno pareri contrastanti tra chi riterrà migliore l'uscita con Irene e chi invece vedrà del potenziale anche nel percorso intrapreso con Elisabetta. E proprio quest'ultima avrà qualcosa da dire contro la sua rivale, a suo dire, infatti, Irene è troppo giovane e difficilmente potrà tenere testa al tronista. Luigi, dal canto suo, metterà a tacere questi sospetti, è vero che la Capuano ha solo 20 anni contro i 26 di Elisabetta, ma è altrettanto vero che fino ad oggi è sembrata molto matura per la sua età e non sembra affatto disposta a sottomettersi completamente al volere di Luigi. Quest'ultima ha precisato di non avere mai avuto in passato fidanzate tanto giovani, ad eccezione di Sara Affifela, ma di non essere affatto spaventato per la differenza d'età. Ma nelle prossime registrazioni la puntata di Uomini e Donne di oggi mostrerà Irene Capuano molto vicina a Luigi Mastroianni, tanto che sembrerà lei la sua corteggiatrice preferita. Ma le cose cambieranno nelle registrazioni già effettuate che andranno in onda su Canale 5 a partire dalle prossime settimane. In esse, Luigi apparirà stizzito per alcuni comportamenti della sua corteggiatrice, che a suo dire sembrerà troppo interessata ad apparire in televisione assumendo la parte della piacciona. Ne conseguirà un dibattito in studio nel quale Luigi la accuserà di essere finta e di voler, in qualche modo, imitare Giulia De Lellis.
Alla fine, dopo una dura discussione, Mastroianni deciderà di eliminare la giovane romana che nella registrazione successiva, effettuata ieri 22 novembre, non si presenterà in studio. La sua assenza finirà per deludere il tronista che chiederà alla redazione di contattarla per capire se si è intenzionata a tornare. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.